Giorgio Corona, 41 anni spesi bene sul campo, quest'estate sei stato un po' l'oggetto desiderato da tante squadre, però tu hai deciso ancora di continuare a giocare, hai scelto Scordia. Sì, ho scelto Scordia perché so che c'è tanto entusiasmo, era quello che cercavo, ho parlato con prima col direttore, poi col presidente, abbiamo raggiunto subito l'accordo, ma in pochi minuti. Tu vieni da Messina, dove hai fatto un buon campionato malgrado tante difficoltà. Ecco, che cosa ti lascia Messina dentro di te? Mi lascia tanto, perché sono stati 4 anni, 5, quando giocavo nel 98, li devo ringraziare, sono contento per loro perché sono stati ripescati e mi dispiace per quello che è successo, per come ho chiuso là, perché con una retrocessione della regina, c'è tanta voglia di riscatto in me e ho accettato questa, che per me è una scommessa, tutte le stagioni sono una scommessa assieme al presidente e al direttore. Nel tuo passato c'è anche Catania, stagioni indimenticabili. Noi abbiamo notato che quando abbiamo messo la notizia sulle nostre pagine del sito, di Facebook, sono arrivati tanti messaggi da tutte le squadre che tu poi hai visitato nella tua carriera, Taranto, Catanzaro, e potrei anche continuare. Hai lasciato bei ricordi, questo è importante per un giocatore. Ma io sono stato bene dappertutto. Perché non mi posso lamentare, non c'è una piazza dove magari sono stato male, sempre mi sono adeguato, abituato al clima, alla gente, sono stato bene ed è normale che devi ricambiare la fiducia poi con i risultati, con le prestazioni e alla fine con l'impegno, perché poi è quello che vuole la gente. A 41 anni un giocatore che gioca ancora in Serie D per firmare e promettere soprattutto gol significa che se la sente ancora, è normale. Ma io non ho mai promesso gol, è normale, come ti ho detto poco fa, che sono delle scommesse, perché a 33 anni sono grandi, ormai non ce la faccio più, a 34 lo stesso, fino a 41. È normale che quando non ce la faccio lo devo dire io, devo essere onesto con me stesso e di conseguenza con gli altri. Grazie Giorgio, benvenuto a scuola. Grazie, speriamo di cominciare bene questa avventura.